Dopo che avete adeguatamente rotto lo schermo, Con me. stranamente, non si sa come, buttato per terra. Questo è Nel un kit. mini kit comprato dai cinesi 2,50 euro. Questo è il display che andremo a cambiare. Questo è il telefono distrutto E quindi di Sara. come? E quindi per prima cosa iniziamo a svitare le viti sottostanti vicino al caricatore. Ma Ne sono ho piccolissime. una. Ne ho due. No, sono Due. piccole. Dobbiamo cercare di estrarre il display. Iniziamo a provare a vedere se con la ventosa viene. Sì, se ne viene. Ok. Prendiamo questa. Iniziamo a sganciare il display. Ok, una volta che si è alzato, solleviamo con delicatezza fino ad arrivare ai contatti. Allora, una volta aperto, iniziamo a scollegare la batteria per evitare cortocircuiti. Certo. Per evitare cortocircuiti bisogna togliere la batteria. Sollevare i collegamenti. Ok, la batteria è stata scollegata. Vista? La batteria scollegata, possiamo iniziare a smontare questa piastrina che ha 5 viti. Ok, 5 viti. Distanziandole perché sennò. ovviamente cerchiamo di tenere le viti messe in una maniera corretta, sennò su cazzi. Una. Ah, di su 6 le vediamo. 6. La piastrina, appoggiamola da una parte che non ci dà fastidio e andiamo a riposizionare tutte le viti come stavano. Allora, questo è il display originale rimosso. Adesso andremo a scollegare tutto da questo. Andremo a riposizionarlo su questo qui. Questi sono i sensori che andranno riposizionati, uno per la fotocamera anteriore e un altro il sensore di prossimità che andrà posizionato qui. Allora, iniziamo partendo a smontare l'altoparlante superiore. Allora. Uno. Uno, due e tre. Una volta tolta questa placchetta, solleviamo la fotocamera anteriore. Questo è flat, mi raccomando, stiamo attenti. L'occhiello della fotocamera anteriore. Allora, iniziamo smontando, anzi, continuiamo a smontare con il tasto home. Una volta che abbiamo tolto la piastrina del tasto home, procediamo smontando questa piastrina in metallo. Le viti sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Iniziamo a sollevare la piastrina. Allora, ci sarà la flat collegata allo schermo. E con delicatezza dovremmo andare a toglierla. Sarebbe questa qui che c'è qui dietro. Iniziamo a sollevare la flat del tasto home.
Una volta riuscite a rimuovere questa placca, passiamo allo smontaggio del sensore. Allora, iniziamo a sollevare i sensori. Ok. Questa sarebbe la fotocamera, sensore di luminosità, di luce, audio, riduzione dei rumori, altoparlante e quant'altro, che poi andremo a rimontare su questo. Adesso procediamo al montaggio su questo nuovo display dei sensori che abbiamo appena tolto dal vecchio. Ne uno. Ok, il primo è stato messo. Adesso riposizioniamo l'altoparlante, questo, la fotocamera nel suo alloggio. Siamo al montaggio della prima piastrina. Procediamo al montaggio di questa placca metallica. Ok, adesso procediamo al montaggio del tasto home. Abbiamo collegato la flat e il tasto home. Adesso procediamo a montare le sue restanti viti. Una volta montato il tasto home, proviamo a sentire il click. Abbiamo avuto un corretto posizionamento. Procediamo al rimontaggio. Passiamo al montaggio della placchetta per tenere fermi tutte le flat.
Una volta montata la batteria e i relativi collegamenti, passiamo alla prova. Ok, sembra tutto regolare. Provato e verificato che funziona, passiamo alla chiusura completa del telefono. Finiamo di montare la batteria. Una volta che abbiamo chiuso il telefono, sigilliamolo correttamente da tutte le parti. Ok, procediamo a mettere le sue viti di chiusura. Ok, uno. Per altre domande o informazioni, non esitate a contattarmi.